Buongiorno a tutte e anche ai pochi che non sono tutte. Benvenuti a Ca' Foscari, benvenuti per questa seconda edizione di Tempo di Donne, seconda perché appunto l'anno scorso ne abbiamo organizzata una, tutto sommato, di gran successo e con una quantità di ospiti particolarmente importanti e interessanti. Ospiti che comunque sicuramente quest'anno sono battuti da un gruppo di personaggi, soprattutto di persone, di donne che hanno voluto partecipare a questo evento e dare una mano a continuare questo percorso che Ca' Foscari ha iniziato più di un anno fa nel tentativo di dare più spessore, più valore al ruolo delle donne non solo all'interno dell'università ma all'interno della società tutta, tant'è che un anno fa, proprio l'intero anno accademico, l'abbiamo dedicato al talento delle donne e per tutto l'anno abbiamo avviato iniziative in questa direzione. Finito l'anno accademico dedicato al talento delle donne, ci sembrava però opportuno non smettere di insistere in questa direzione, continuare nel percorso avviato e tra le iniziative da continuare sicuramente Tempo di Donne era una delle più rilevanti. E in questa situazione quindi siamo mossi anche nel 2014. Tempo di Donne è un evento pensato, ideato assieme a dei colleghi e a delle persone che hanno voluto essere coinvolte in questo progetto, in primis Tommaso Arenare di Diego Zender, che poi vi saluterà subito dopo di me, e Alessia Mosca, che invece Alessia Mosca forse nota a tutti i presenti, comunque recentemente eletta al Parlamento europeo nelle liste del Partito Democratico, che oggi non può essere qui, la vedremo in un video, ma che assieme a noi ha lavorato alla prima ideazione. Poi coinvolgendo tante altre persone, qui ricordo soprattutto Aga Brugiavini e Silvia Burini, ma ce ne sono tanti altri che hanno lavorato con noi a costruire l'evento dell'anno scorso e questo di quest'anno. E non vorremmo smettere, vorremmo che tutto questo fosse l'inizio di una lunga serie, perché di lavoro per dare il giusto valore, il giusto ruolo alle donne all'interno di un ateneo, all'interno di un sistema sociale così vecchio come quello italiano, di lavoro ce n'è ancora molto da fare. E sono convinto che ciascuno possa fare la propria parte, ma l'università debba fare la propria parte. L'università ha un ruolo che non è soltanto quello formativo, specialistico, accademico, ma un ruolo sociale che si manifesta portando all'esterno dell'università i propri talenti, ma soprattutto educando i ragazzi, i giovani che lavorano all'università per entrare nella società con delle competenze che non sono soltanto quelle specialistiche. Lavoriamo molto sul tema della sostenibilità, lavoriamo molto sul tema sociale proprio per dare ai nostri studenti queste competenze. La questione del talento delle donne ci pare essere una questione fondamentale per formare delle persone in grado di lavorare poi con capacità, con competenza nel mercato del lavoro, e su questo quindi stiamo insistendo. Io non spenderei più parole perché ci sono delle cose molto più interessanti che vengono dopo di me. È una giornata intera che abbiamo pensato per tutti voi che questa mattina siete qui, quindi non soltanto la sessione del mattino, non soltanto il pranzo che faremo assieme e poi le sessioni del pomeriggio, prima e dopo ci saranno anche dei momenti di spettacolo, quindi non soltanto ragionamento, discussione, riflessione, ma anche intrattenimento con un cocktail serale che può essere la conclusione di questa giornata che faremo a Ca' Foscari e che questa sera dovrebbe in qualche modo sancire un clima, non soltanto l'interesse e una partecipazione, ma anche un clima di collaborazione e di condivisione di un obiettivo che questa iniziativa vuole creare, al quale questa iniziativa vuole dar vita. Grazie quindi a tutti voi che siete qui presenti, ci rivedremo tante volte durante la giornata, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per questo evento e chiamo Tommaso qui con me e gli do la parola per un brevissimo indirizzo di saluto e poi avvieremo la giornata. Grazie a tutti. Buongiorno e grazie. Quando nel 2012
con il professor Carraro, con Agar, con Silvia, con le professoresse dell'università, ci siamo trovati a pensare a cosa fare. Ci siamo accorti, ricordiamo com'era la situazione in Italia per un secondo. Nei consigli di amministrazione c'era il 5% di donne. Nel Parlamento della Repubblica Italiana c'era il 20% di donne. Nel Parlamento Europeo, la delegazione italiana al Parlamento Europeo, c'era poco più del 10% di donne. Era il 2012, non è un secolo fa. Parcheggio un secondo questa situazione. Io, l'azienda di cui faccio parte, si occupa di scegliere persone per posizioni di guida, di leadership, di aziende, di consigli. Quindi ho un punto di vista molto fortunato e privilegiato su quello che accade nella realtà produttiva. Cos'è successo con l'introduzione della legge Golfo Mosca? E fatemi citare per un secondo non solo l'onorevole Alessia Mosca, che è appena diventata parlamentare europea, lasciando Roma, una scelta interessante. Ricordiamoci che oggi lasciare Roma verso Bruxelles è un po' un segnale di quello che potrà accadere per il peso dell'Europa. Ma vorrei ricordare anche un'altra donna straordinaria, che è Lela Golfo. Lela Golfo e Alessia Mosca sono due donne che più diverse non potrebbero essere. Chi le conosce bene entrambe lo sa. È difficile pensare a due donne più diverse. E il beneficio della diversità è proprio quello di farci uscire dalla nostra zona di comodità e fare cose nuove. All'inizio fa un po' paura, il nostro cervello è abituato al simile, ma è normale, il nostro cervello è lo stesso che avevamo quando stavamo nelle savane, in piccoli gruppi, e il non simile fa paura, ma poi ci si accorge che il non simile fa crescere, fa imparare. La legge Golfo Mosca ha prodotto questo effetto. Gli azionisti italiani, all'inizio spaventati, oddio, devo cambiare consiglieri d'amministrazione, ricordo che la legge Golfo Mosca richiede di avere almeno un quinto di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e poi questo quinto diventa un terzo. Bene, cosa hanno fatto gli azionisti? Hanno cominciato a scegliere con cura, hanno cominciato a dire se proprio devo cambiare, almeno le voglio brave. E se si apre la porta al merito, ci si accorge che fino a oggi, il merito non era così presente. Quindi si è aperta un'equazione che per me è fondamentale, che vorrei lasciare allo spunto di oggi. Donne uguale merito, se si comincia a scegliere col merito, merito, competenza, cambiamento. E chiudo ricordando quelle tre cose che ho detto prima. Dove stiamo oggi? L'Italia nei consigli di amministrazione ha oggi oltre il 20% di donne. Non c'è un paese al mondo che ha avuto questo incremento. È chiaro che è la legge che lo ha fatto, però è importante saperlo. Oggi guardiamo come siamo un esempio, non solo in Italia, ma siamo un esempio largamente in Europa e nel mondo. Abbiamo più consiglieri donne brave di quelli che ci sono negli Stati Uniti o di quelli che ci sono in Inghilterra. Due culle del merito. I deputati, le deputate e le senatrici elette al Parlamento nel febbraio dell'anno scorso superano il 30%. Non c'è Parlamento occidentale che ha mostrato un incremento così forte come quello che è accaduto poco più di un anno fa. E non c'era una legge che lo richiedeva. Non c'era una legge. È un effetto a cascata. E non vi meravigliate se pensiamo che più donne vuol dire più persone giovani, più persone internazionali, vuol dire più cambiamento. E da ultimo, il Parlamento europeo, abbiamo appena votato, sono più che triplicate le donne elette. L'Italia ha eletto il 39,7, diciamo il 40% di donne al Parlamento europeo. Non c'è paese che ha fatto come noi, siamo stati i più bravi. Le donne portano merito, lo ripeto, merito, competenza e cambiamento. Quindi Tempo di Donne nasceva da queste premesse. Io sono grato allo straordinario lavoro dell'università e di Agar e Silvia in particolare quest'anno, veramente, perché dalla governance e dalle aziende siamo passati all'energia creatrice. Oggi parleremo di questo. Ecco. Quindi io vi ringrazio, invito chi vuole a twittare con un hashtag che è Tempo di Donne, già ci sono diversi tweet che sono partiti, per fare di quello che accade qui dentro qualcosa che si diffonde anche a tutte le persone interessate a questo tipo di cambiamento. E ho il grande privilegio di dare la parola a una donna
delle tante donne straordinarie che sono qui oggi, giornalista, scrittrice, conduttrice, produttrice, che ci guiderà nell'inizio di questa giornata, e quindi vi invito a salutare Paola Severini Melograni. Grazie. Mi dicono che devo sfilare il microfono. Eccolo. Allora, benvenute. Benvenute e grazie al Rettore, grazie alle straordinarie professoresse di Ca' Foscari, grazie a Egon Zender e al suo rappresentante delle belle parole. Io sono una donna italiana media, una media giornalista, una donna che ha quasi 60 anni e che ha visto tutti questi cambiamenti e alcuni li ha vissuti sulla propria pelle. Trovo che sia straordinario oggi cominciare la nostra giornata con delle attrici comiche. È un'idea fantastica, care professoresse. Apriamo così perché noi donne, dovendo vivere cariche di impegni, noi siamo multitasking, voi lo sapete, difficilmente ci prendiamo in giro e questo ci fa male. È importante prenderci in giro e ridere un po' di noi stesse. In che senso la comicità dà forza alle donne? Secondo me l'effetto dirompente e femminista, permettetemi di usare ancora questo termine, dell'arte della comicità sta proprio teatralmente nel contrasto, nel mettere in scena forse il peggio di noi, per dar luogo internamente al meglio. La risata amara, chiamiamola passiva, della spettatrice sulle disgrazie, sulle piccole cattiverie che fanno anche parte della nostra vita di donne, così come il lavoro comico che fanno le attrici sui personaggi, che si chiama parte attiva, hanno un effetto liberatorio, hanno un effetto catartico, perché riconoscere le nostre debolezze, noi lo sappiamo, è il primo passo verso l'autocoscienza e l'acquisizione della nostra dignità di esseri umani e di donne. Quindi le donne italiane hanno bisogno di luoghi, soprattutto televisivi, dove raccontare questo. Quanto è stato importante per noi la TV delle donne negli anni Ottanta? È stato un momento di grande passaggio dal femminismo degli anni 70 e quello che noi siamo oggi, e quanto noi dobbiamo a queste giovani comiche, che poi sono diventate grandi comiche, che vediamo tutti i giorni, dalla Letizetto alla Mannino. Ma oggi abbiamo delle ragazze giovani che ci faranno sorridere, riflettere, compiere quel percorso che le comiche in Italia, e abbiamo da poco festeggiato la decana Franca Valeri, che ancora riesce a calcare le scene e che è stata per le nostre mamme, vi ripeto, io ho quasi 60 anni, per le nostre mamme un elemento importantissimo di presa di coscienza. E oggi abbiamo delle giovani, le giovani si chiamano le scemette, sono molto coraggiose anche a darsi questo nome, sono le prime che si prendono in giro, sono 7 attrici comiche, nate e cresciute sullo storico palco dello Zelig. I loro sketch hanno raggiunto il picco di contatti attraverso il blog, santo blog del Corriere della Sera, che si chiama La 27esima Ora. Se qualcuno di voi non è collegato, ve lo segnalo e ve lo consiglio. È un gruppo composto solo da donne, come il mio ufficio, anch'io ho una squadra composta solo da donne, non solo sul palco, cioè anche le sceneggiatrici, le scrittrici dei testi sono donne. Infatti Giovanna Donini con Viviana Porro è l'autrice dei testi, Paola Galassi è la regista. Il 7 giugno scorso le scemette hanno vinto il prestigioso premio alla comicità dedicato a Gianni Palladino, quindi le vedrete e spero davvero che le seguirete nella nuova edizione di Zelig, che andrà in onda a partire da ottobre su Canale 5 in prima serata. Permettetemi, prima di passare il palcoscenico a loro, di fare una richiesta alle scemette, che immagino mi stiano ascoltando. Io ancora non le ho conosciute, le conoscerò dopo.
saranno dietro nel retropalco. Lunedì ci sarà un grande incontro in RAI, non soltanto di dirigenti e di lavoratori RAI, io sono un'esterna RAI, ma anche di persone come noi e soprattutto di donne. E io spero che il mondo della comicità al femminile riesca a prendersi questi spazi. La RAI non dà più, non manda più in onda il premio di Miss Italia. Ed è francamente un sollievo, ve lo devo dire. In realtà, e qui io vedo la professoressa Graziano che ride. Cara Laura, non è che la RAI ha preso coscienza del disastro degli ultimi anni rispetto al corpo delle donne, rispetto a tanti atteggiamenti. Semplicemente Miss Italia non faceva più ascolto. E quindi ha pensato bene di sbarazzarsene usando una copertura, diciamo così, dicendo noi siamo diventate un paese che appunto, come ha detto il collega che mi ha preceduto, è riuscito ad eleggere tante donne, ora grazie alla legge Golfo Mosca, che io ho sostenuto in tutte le maniere possibili e immaginabili, in radio, sui giornali, col mio lavoro. Abbiamo finalmente tante donne nei consigli di amministrazione, quindi Miss Italia più. Miss Italia più perché non faceva ascolto, soltanto questo è il motivo. Quindi noi dobbiamo fare un altro passo, un passo successivo. Prima di tutto raccontare la verità, perché il nostro compito di donne è dire la verità e non trovare scuse e dire Miss Italia non si fa più perché la RAI non ci guadagnava. Questo spazio deve essere preso da situazioni diverse. E la comicità è una strada straordinaria, saper ridere di noi stesse, della nostra quotidianità, è quello che ci dà la forza per andare avanti. Quindi ancora grazie a questa università così speciale che ho avuto spesso in radio, un'università che è un modello di buone pratiche e che riesce, come avete visto nello spot, è uno spot vero, non è come il discorso di Miss Italia, dice la verità lo spot di Ca' Foscari, a dare un grande ruolo all'innovazione e soprattutto i laureati trovano modo di lavorare, quella è la vera rivoluzione. E quindi non ci dobbiamo stupire se questa università parla del tempo delle donne. Grazie, buona visione con le scemette. C'è? Grazie, buongiorno! Io sono abituata di solito a dire buonasera perché lavoro di notte. È una cosa compromettente quasi a dire, però. Buonasera, Letizia Mosca, ti ho votata, te lo dico così ma non lo dovrei dire? Sembra brutto? È così. Allora, grazie a chi ci ha volute, tempo di donne, energia, creatrice. Quindi anch'io sono donna, anch'io sono creatrice. Siamo emozionatissime per essere qui, siamo un gruppo di donne, come ha già detto, scusate sono raffreddatissima, e siamo sette, contro, quindi stiamo andando contro il luogo comune del fatto che si dice che le donne non sanno fare gruppo. Noi invece ci siamo messe, abbiamo come dire, tentato e ci stiamo riuscendo, anche perché io penso che le donne quando fanno gruppo, quando riescono, quando c'è la volontà di fare, alla fine non ce n'è per nessuno, va bene? Qui di solito parti un applauso giusto per incoraggiarsi, auto così. Abituatevi allora a questo, noi viviamo per l'applauso, quindi se voi lo fate noi insomma, come per dire, insomma, dovete ridere e fare un applauso, ecco. Vi viene richiesto solo questo. Ci hanno invitato a rompere un po' l'atmosfera di questo magico posto. Ieri quando siamo entrati abbiamo avuto un'emozione tutte quante. Noi lavoriamo in teatrini polverosi, piccolini, con insomma, con invece siamo arrivati qua e dice no, e invece siamo qui. Quindi tenteremo, non siamo abituate a tanto splendore, quindi anche alla città di Venezia che
insomma, questa cultura, cioè entri in questa città e sei permeato dalla cultura. Ieri mentre passeggiavamo a un certo punto Casa Goldoni, cioè che cosa si vuole di più? Cioè rimani emozionata dentro. Ho intravisto anche Massimo Cacciari, per me è stata un'emozione, per altri magari no, però è anche un figo, quindi voglio dire, cioè tu lo vedi da vicino, già ti piace alla televisione, già ti piace quello che dice, quando lo vedi dici mamma mia, Dio esiste. Però senza togliere nulla a chi crede, chi non crede, chi è d'accordo con lui o meno, io insomma io capisce quella roba là, o siete uomini e non capite, siete uomini. Il rettore qual è, il signore questo qui? È sposato? No, giusto così per avere delle informazioni pratiche che posso passare anche, è già preso, e lei la signora? Ah no, perché siccome ha parlato, no, è già preso, capito, perché noi donne diciamo, no, è preso. No, perché io di solito gli uomini sposati li evito, capito? Magari fidanzato, lei invece? Anche lei è sposato. Niente, anche oggi, quindi torneremo così come siamo arrivate. Allora, io prima, fate un applauso quando sentite, divertitevi, no? Grazie. Allora, contro ogni luogo comune, inoltre noi usiamo, una cosa che stavo dimenticando, noi perché siamo qui? Perché ci hanno scelte per il nome che abbiamo, cioè perché appunto, cioè, il nome Scemette presuppone una intelligenza, perché ad essere scemette ci vuole intelligenza, o no? Vi è piaciuto questo gioco di parole? Altro applauso, madonna mia, adesso state esagerando, va bene. Allora comunque, contro ogni luogo comune di tutti gli spettacoli, di solito tutto il cast, tutte le attrici, tutti gli attori vengono presentati alla fine. No, noi scegliamo invece di presentarli all'inizio, così almeno sapete con chi avete subito a che fare, chi vi sta più simpatica, chi non vi sta più, vabbè. Va bene? Posso procedere? Ok. Allora prego, stanno accomodandosi delle signore, posso procedere, lascio il tempo, niente, no, invece era un blef, era lei l'organizzatrice che sta qua da ieri alle due e mezza, ah no, da ieri mattina, è vero che lei è qui. Va bene, allora vado a presentarvi la prima, che è, diciamo, come per dire, una delle più fighe del gruppo, anche lei tende a sottolineare, perché noi donne diciamo sono la più figa, cioè, no, insomma, l'avete vista a Zelig, l'avete vista a Belli Dentro, e lei ha fatto innamorare a pagamento tutta l'Italia, quindi per voi la fantastica Alessandra Yerse, eccola là, è la più figa, anche se siamo donne dobbiamo essere obiettive, vero rettore? Mi scusi se la, siccome lei è l'unico uomo, qualcosa gliela do, ma l'unico uomo si offende, ha fatto così il rettore, capito? Vuol dire che sei figa, basta. Allora vado a presentare la seconda, lei l'avete vista anche lei a Zelig, perché tutti abbiamo fatto Zelig o Colorado, e non c'è via ormai il monopolio. Signori, il monopolio, purtroppo non ci vogliono, non ci chiamano, siamo donne, noi vorremmo fare, ma siamo gnocchi, hai capito? Miss Italia, io c'ho la zia di Miss Italia ormai, signora. Infatti grazie, chi è che ha parlato? La signora che ha parlato prima di noi, che ci ha presentato lì, a lei grazie, perché ci hai definito giovani dentro, inside, come si suol dire, ma abbiamo anche noi un'età. Va bene, allora lei l'abbiamo vista, insomma, Zelig, l'abbiamo vista in vari film, quello di Ficare Picone, altri, boh, va bene, ne ha fatti. Jalapas, tutto. Come? Anche alla Jalapas, insomma, fate. Quindi per voi la fantastica Viviana Porro. Grazie Viviana, vieni, prego. Lei da Torino. Allora proseguo con colei che ha fatto solo Colorado, tengo a precisare, perché c'è una lotta, capito, Colorado, Zelig, che sono tutti questi mondi sporchi,
ogni mondo e paese, signore, capito? Allora lei avrebbe fatto di tutto per fare Zelig, ma non l'hanno voluta, è vero? È così, succede, e io l'ho preciso e lo sottolineo così per dare un... Lei è la fantastica Laura Magni! Eccola qua, anche lei figa, eh? Buongiorno. Diciamo. Buongiorno. Buongiorno. Come mi sembra strano dire buongiorno, voi non avete l'idea. Perché noi lavoriamo la notte. Sì. Sai, la notte ha tutto un altro fascino, non lo so. Allora, poi le ombre, non si vede la cellulite, aiuta. Allora, voi tre, ecco lei, una differenza rispetto a noi, la prossima scemetta ce l'ha già il fatto che è mamma. Perché, insomma, noi donne, creatrice anche in quel senso, no? O no? Sto dicendo bugie? No. Allora, è mamma, è l'unica scemetta mamma, quindi noi la rispettiamo anche per questo. Lei l'ha fatto anche lei il film, ha fatto il mammo, ha fatto tanto teatro. Colorado. Era una delle donne, delle prime donne di Colorado. Quindi per voi la fantastica Rossana Carretto, anche lei elegantissima. Grazie. Elegantissima, io non mi sono vestita elegante perché la mattina non mi va. Io a quest'ora di solito dormo, come sto qua manco lo so. Hai capito, signora? Si sente che sono pugliese io? Si è intuito? L'avete un po', no? Ancora conservo qualche pugliese, tutti di Venezia? Di Roma, il rettore di dove? No, giusto per... Comunque lei è un bell'uomo, lo sa, no? Lei ha il suo fascino, no? Voglio dire, cioè io se non lei non fosse sposato la pretenderei, diciamo, ecco, in un certo modo. Continuiamo con la presentazione. Spero che il rettore alla fine non si offenda, ma dai, non sto dicendo cose... Aiutatemi voi che siete donne intelligenti. È comunque un bell'uomo, come Cacciari, cioè cavolo, dovevi cacciare, voglio dire. Cioè io un giorno ho visto per strada, scusate se mi prolungo, Gino Strada. Beh. Poi anche dottore. Cioè voglio dire, anche dottore, il dottore in famiglia serve sempre. Cioè voglio dire, Gino Strada da vicino, il brivido, vi è capitato mai? Peggio per voi, a me sì. Allora, continuo a presentare, applausi, continuo a presentare. La prossima scemetta che sto per presentare, lei non ha fatto, ripeto, né Zelig e né Colorado, perché non l'hanno voluta anche a lei, lo tengo a precisare. Lei però nel frattempo si è divertita a fare cinema, ha fatto per esempio Mio cognato, questo film straordinario che se non avete visto vi invito il a vedere, che parla di Rubini, che parla proprio di questa realtà pugliese. Lei fa una parte veramente difficile e inoltre ultimamente in un manuale d'amore di Giovanni Veronesi ha avuto questo onore di duettare con Robert De Niro. Beh, una specie di Gino Strada, hai capito? Cioè quella roba lì che ti viene, cioè io la invidio non solo per quello ma per il fatto soprattutto che compare sul curriculum di De Niro, cioè come abbia fatto noi ce lo chiediamo ancora, ma lei non parla, la fantastica Alessandra Sarno, scusami, come stai stanotte? Abbiamo fatto le ore piccole. Buongiorno. Le signore volevano sapere qualcosa su De Niro, se ci vuoi aggiungere, come sempre, bocca cucita. Non sai che c'è il rettore, insomma, qualcosa la potevi che dire. Cosa ho fatto con lui? No, per come mai ti ha preso? Cosa hai fatto con lui? No, cosa, che provino ho fatto? Ho fatto un provino. Ha fatto un provino? Così si chiama? Sì, scusa. Ho fatto un provino serio. Siccome io vengo dal teatro drammatico, dal teatro da Grotowski, insomma, da Mimo. Da Grotowski, vieni! Da Chopin. Pensavo Grottaglie io! No. Mi sono concessa c'ho la tosse. Un piccolo provino fisico. Di Mimo. Quasi si immaginava. Questo è bel ventaglio. Sono andata da Bob, gli ho portato due mozzarelle di bufala. E poi ho fatto questo provino, cioè gli ho fatto vedere questo movimento così. Brava.
Non lo capisco. Che sarebbe? Cioè? Gino, butti la pasta che non vengo a casa! Passerella! Finisco, grazie Ale. Allora, finisco perché naturalmente il tempo è tiranno, bla bla bla. Però la presentazione è stata lunga, magari togliamo qualche pezzo. Signora Giovanna Donini che lì comanda, la direttrice, autrice, va bene? Allora l'ultima, non naturalmente per importanza ma solo per età, perché lei è la nostra quota vintage e la quota, come possiamo dire, rosa antico, ecco, delle scemette. Quindi per voi la fantastica Nadia Puma! Guardatela che splendere, che splendore! Buongiorno. Volevo solo far notare il sorriso. E questi sono solo i provvisori. Va bene, cioè non improvvisati. Bene, l'abbiamo vista a Zelig, l'abbiamo vista nell'ultimo film di Giovanni Veronesi, lei è Cinzia Marsiglia. Grazie, grazie tante. Noi siamo quindi le scemette, una cosa che non vi ho detto, che noi facciamo sketch, cioè sketch vuol dire che c'è un inizio, bla bla bla, fine, buio, applauso. Quindi capito, non è che siamo qua 2 ore, quindi adesso ne faremo due, tre, ne faremo due, va bene? Tagliamo perché io sono stata lunga, lo sapevo. Va bene, allora per voi le scemette, andiamo ad iniziare, grazie. Andiamo ad iniziare, grazie. Usciamo di qua. Sempre uguale, volevo farti vedere il posto che ho trovato per l'occasione. Mamma, che location! Cinzia, ma te lo dire, sei sempre uguale. Mamma, sono passati grazie. Quanti anni? Grazie. Da quando? Dall'esame di maturità che non ci vediamo, no? Pure tu sempre uguale. Grazie. Solo un po' le cosce si sono allargate, così, non lo so. Hai fatto il coscione, fatti due cose. Ma vengono tutte? È così di... No! Quinta C! Mamma, meno male che c'è Facebook. Meno male veramente che c'è Facebook. Ho trovato quasi tutte. Brava, sì. Qualcuna forse non ha Facebook, però... Vabbè. Quasi tutti, io sono emozionata. No. Non ho dubbi, no. Siete uguali, ma che anche bello! Ciao, Nadia, Nadia! Bella. Che identiche, Anche tu, anche tu. Rimpatriate dalla quinta C. Sì! Allora, Marsiglia, sì. Magni, Carretto, prof! Ma che no, prof? Ma sono la Carminati! Non ti avevo riconosciuto! Ma sono passati 20 anni! Beh, si vedono tutti, mangia male! Ragazze, è arrivata Foschini, la stronza! Ma senti, ma la Carminati quante volte è stata bocciata? Per dire. Senti Foschini, te invece ti mantieni bella, eh? Grazie. Bella stronza. Cosa? No, niente. Anche sorda, dai! Per dire. Dai, smettila. Allora, sentite, ma che bello. Ragazzi, allora, veramente. Le altre, parliamo un po' di noi, sì, no? Sì, dai. Qualcosa. Tu, per esempio, no? Beh, io posso dire che sono sposata. Sono sposata con un conte. Sant'Antonio. Sì, un conte. Mi sono sposata bene. Complimenti. Grazie. Tu invece? Sposata, divorziata e vedova. Ma con lo stesso, eh? Con lo stesso. Una specie di Liz Taylor del Triveneto. Mannaggia te. E tu, Nadia? Io devo ancora trovare quello giusto. Sfigata! Vai all'inferno. Sì, cattivo. Tu, Ross? No, io sono single. Felice, devo dire. Bene, mi fa piacere. E tu, Cinzia? Fatti i cazzi tuoi. Allora, senti, che lavoro fai? Beh, io faccio l'imprenditrice. Imprendi, quindi. Mi fa piacere. Sì. E tu, Laura? Beh, io alla fine sono diventata ingegnere. Davvero? Scusa. No, che a scuola era una ciuccia.
capriccio incredibile, capito? Capito. Cioè, dovevo passare io i gomiti, cioè, io non lo so come fanno a fare ingegnere, vabbè, e tutto. E io faccio Nadia... l'ausiliare del traffico. Ah, dai, beh. Neanche vigilessa, ausiliare, che carriera di merda, ah, dai. Smettila. Vedrai per le multe per che per ti metto. Comunque ragazza, io vi voglio dire questo, un uccellino mi ha detto che tra noi, ex della quinta C, c'è una che ha avuto una carriera particolare, la che proprio ha avuto, capito, è diventata una persona famosa, ha tutto un... tu, no, che tu. Fa l'attrice, praticamente. Sì, tu, no, Rossana. No, no, è Rossana. Dai, l'attrice, io non l'ho mai vista. No, ma non è il caso, dai, Cinzia. Ma dai, dai, non fare la timida. Ma scusa, non fare la timida. Cinema o televisione? Cinema. Cinema. Ma che tipo? Io a me piace, vado di festa. Ma sono film di nicchia. Nicchia, di sera. Tipo in bianco e nero? Più nero che bianco. Più nero che bianco. Ma film muti anche? Sì, spesso. Sì. Ma che tipo? Ma che tipo? Tipo porno. Porno? Ha detto porno? Porno. Quelli veri? Sì. Che invidia. E meno male che a scuola faceva la santa. Beh, dalle mie parti si dice che le figlie di Maria sono le prime a darla via. Ah, ma, sì, ecco. Sì, ma pure la parte mia, pure giù, si dice così. Non è che, No, adesso che mi fate pensare, infatti, sì? In un film facevo la suora. E vabbè, perché da lì un film religioso si è portata avanti, quindi col tempo ha studiato e così. Sì, e allora. E stavo ore e ore sul rosario. Vabbè, perché le suore. Rosario Tarelli. Il porno divo? Sì. Quello vero? Sì. E ancora cammini? Sì, sì. Sant'Antonio, mamma santissima. Il tavolo è pronto. Bene, dai, andiamo. Viviana! Ciao! No, Viviana! Ciao. Ma io t'ho cercata su Facebook. Ma non ci sono su Facebook. Ma come è piccolo il mondo, ma, ragazzi. Scusa, ma lavori qua? Sì, lavoro qui. È il tuo locale? No, non è mio il locale. Ah. Però prima ero aiuto cameriera. Ah, invece adesso? Adesso sono aiuto cameriera. Ah, mi ha fatto la carriera. Non è troppo forte, sei stata simpatica. Raduno Quinta C? Sì. Siete voi? Sì. 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 Ciao, come va? Ma chi sei, scusa? Non li avete riconosciuto, no, scusa? No. Gli occhi, no. Forse, dai, ragazzi. Sguardo. Sì, l'occhio mi dice qualcosa. Aspetta. Alberti. No, quello, no. Cardone. Ma figura. No, sei Colombo. Ma che è Colombo? Gullo. Cognati. No. Sì. Ho capito io. Dai. Angrani. Ma no, ragazzi, ma davvero non mi avete riconosciuto? No. Ma sono bianchi. Saverio. Alessandra, nome così banale. Ciao. Tutto bene, guarda. Bene, sei grazie. Bellissima. Anche tu sei bella da far schifo. Grazie. Guarda, mi sembra ieri che li abbiamo messi al mondo e adesso siamo davanti alla scuola elementare ad aspettare i nostri cuccioli. Lo puoi dire forte, guarda il mio nometto. Dai. Oggi è venuto a scuola con la moto del nonno, un BMW 7000 benzina. Ma dai. Paura. Pensa che il mio è venuto a scuola guidando il SUV del rettore. Sì. È parcheggiato lì, ci sono detto il canale, un caso, un pieno è venuto fuori. Poi, devo dire che il mio è proprio, guarda, Gucci, è il mio un genio, l'altro giorno ha preso 8 in storia. Al mio pomellato, e il mio invece ha preso 11. Dai, pensa. Sì, e pensa che il giorno della verifica aveva la febbre. Dai, il mio la malaria. No, e dove l'ha presa? In Kenya. E si prende bene. In Kenya si prende bene. Sì. A parte che il mio 7 anni è già un gentiluomo, settimana scorsa ha portato i fiori alla maestra. Il mio li ha portato direttamente il fioraio. Dai. Sai com'è un fenomeno, eh? Come suo padre. Lo so che suo padre è proprio un fenomeno. Troia. Non ho capito? No, speri anche piova, con staffa. Senti, poi Prada. Miu.
Senti, poi cosa mi racconti? Beh, il mio ha anche buoni sentimenti. All'intervallo divide sempre la merenda con i suoi amichetti. Pensa che il mio la moltiplica. Gucci. Ma comunque il mio è tutta la, mio figlio è tutta la mia vita, la mia luce, il mio respiro. Penso anch'io, penso che io per mio figlio, cosa posso dirti? Potrei rinunciare anche a una lezione di Zumba. Ma cosa mi dici? Io per mio figlio rinuncerei, esagero, al French manicure. Anzi, guarda, io adesso devo andare a farmi la manicure. Ah, senti, vai verso Monte Napoleone? Sì. Mi dai uno strappo che ho dato il SUV alla Golf? Ma sono pazza. Pazza, pazza, pazza! Andiamo, vieni, andiamo, passa va? Di qua. Bambini, li lasciate qua. Ah, ecco perché eravamo qui, sì. Senta, li tenga lei 3-4 ore, gli faccio fare i compitini. Sì, è gentile, su, dai. È gentile, eh? Del popolo, ma gentile. Guarda. I mestieri che non fanno più gli italiani. No, 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 no. Chanel. Il nostro primo intervento, perché dovete parlare di cose serie, perché il tempo è andato avanti. Queste sono le cose serie, anche secondo me. Però c'è il rettore e quando c'è il rettore è tutta colpa del rettore. Allora, io posso dire soltanto questo, che un nostro secondo intervento è previsto circa intorno alle 17:30, diciamo. Poi, voglio dire, non scapperete via, cioè preferirete le scemette alla partita, dai. No? Va bene? Ok? Allora a dopo, buon lavoro e grazie, grazie, grazie. A dopo, noi andiamo a prendere un caffè. Vuole venire, rettore? Grazie. Paga lei però, arrivederci.